Buonasera signore e signori e bentornati alla nostra rubrica settimanale di cui ancora dobbiamo inventarci un bel nome per la nostra rubrica. Anzi, come dire, chiediamo aiuto a tutti quanti quelli che fino adesso, pochi o tanti che siano, cioè non ci sono stati a sentire per darci una mano sul nome di questo programma, di questo settimanale di intrattenimento e di informazione. Con me, naturalmente, io sono Gianluca Lonzi e con me, naturalmente, Remo Di Santi, gli passo il microfono per un saluto. Ok, grazie Gianluca. Comunque, per cominciare, sono vivo. Detto questo, siamo abbastanza vivi. Bene, detto questo, io Gianluca, stavolta ti voglio fare una provocazione. Ma tu che cosa ne pensi di questo fatto, il collegamento di una pista ciclabile Pineto-Borgo Sondario? Cioè, mi spiego meglio. Dalla statale 16 ad arrivare a Borgo Santa Maria con una pista ciclabile, dove lo farà e come lo farà? Che ne pensi? Ma su questo argomento, insomma, si sono spese un sacco di parole, almeno da quello che io so, e probabilmente si spenderanno anche un sacco di soldi, che è la cosa principale. So quasi per certo che la pista ciclabile verrà, di fianco al fiume Galvano, insomma, comunque, cioè, costeggerà il fiume Galvano e quindi risalirà fino a No, Borgo Santa Maria. perché si dice che lo fa lato cimitero. Lato Non lo farà cimitero. come stiamo pensando, forse è la nostra idea. Poi qualcuno magari ci darà più spiegazione, ma quantomeno se ne dica, può darsi pure che stiamo sbagliando. Ma vado come vado, comunque la pista ciclabile Pineto, Borgo Santa Maria, che sono pochi chilometri più sulla statale, cioè sulla provinciale, che c'è uno svinglio dell'autostrada, ci sono tanti perché. Allora, questa magari potrebbe essere un'osservazione, non so, può darsi Sì, pure che stiamo sbagliando, ma. no, no, guarda, io di preciso il progetto onestamente non so dirti, non l'ho visto, quindi non ho idea, so che Non c'è, l'abbiamo visto, so ma che c'è. un'idea che siamo. Allora, questo è il pensiero. Allora, mettiamo il pensiero, solo il pensiero, non è che siamo sicuri di quello e di quella, ma un pensiero, che stiamo esprimendo un pensiero che potrebbe essere di tutti i pianeti. Mettiamo questo pensiero. Secondo te, qual è la tua idea? Allora, se la cosa è realizzata, come dire, con i criteri giusti, è una, per me la pista ciclabile è una cosa positiva, anche perché insomma, io considero che a Borgo Santa Maria io e mia moglie spesso ci siamo andati con la bicicletta ed effettivamente andarci così come oggi è pericolosissimo. Quindi, qualora si facesse una pista ciclabile, non sarebbe una cosa, ma anzi, certamente sarebbe una cosa decisamente positiva che ancora di più andrebbe verso quello che è, come dire, l'aspetto green di questo paese, cioè insomma meno macchine, più bicicletta, meno inquinamento, però certamente dovrà essere fatto con i giusti criteri, questo senza dubbio, però certamente prendiamo la palla al balzo per girare la domanda ai nostri amministratori e per invitarli qui magari anche la prossima settimana per cercare di avere un confronto con loro in modo tale da farci spiegare bene come sarà Da questo buon cittadini progetto. pinetesi, da buon Assoluta, cittadini. assolutamente, assolutamente. Va bene, perfetto. Questo era il nostro argomento di oggi che giriamo all'amministrazione comunale, sempre capitanata da Robert Verrocchio, Verrocchio, dal che signor salutiamo, il sindaco. nostro carissimo sindaco, e invitiamo magari proprio lui la prossima settimana, Va se benissimo. ci fa questo piacere, di venire qui e di spiegarci come funzionerà il progetto per la pista ciclabile. Benissimo. Perfetto. Per oggi è tutto. Remo e Gianluca vi salutano. Alla prossima settimana. Ciao ciao. Ciao ciao.